Hola a todos vapers e bentornati nel mio angolo dello svapo. Come sempre c'è il vostro DJ Vise. Signori, posizione angolata, quindi rigenerazioni per meccanici. Ebbene, quest'oggi non ci rimettiamo ai meccanici, ma andiamo a parlare anche di... perché no? Flavor e circuitate. Allora ragazzi, possiamo utilizzare queste coil che vado a farvi vedere ora anche su un classico dispositivo come il Wasp Nano. Wafom consiglia queste tipologie di coil su tutti i dispositivi in single coil, appunto, come il Wasp o atomizzatori, appunto, o RTA, come il Gear. Avvicinatevi che vi faccio vedere il nuovo mostro di Wafom. Ragazzi, il materiale utilizzato è acciaio purissimo, in modo da poter evitare qualsiasi tipo di contaminazione, quindi fatto veramente da Dio. La resistenza che otterrete è una 0... è una 0,2 ohm, che su Wasp secondo me è uno spettacolo. Queste si chiamano Flavor, ragazzi. Queste sono fatte per il Flavor. Ora, io non le proverò sul Wasp, ma le proverò sul Gear. Quindi allontanatevi che le proviamo. Il materiale che usa Wafom è acciaio, diciamo, purificato, perché cerca il materiale comprato, se non erro, in Svezia, per evitare anche quelle minime particelle dannose che ci sono ogni tanto nell'acciaio della rigenerazione. Allora ragazzi, qui abbiamo l'OFRF con, che è il Gear, con la coil che vi ho mostrato sul Wasp. La sto utilizzando, ora vado a utilizzarla a 50 watt, che secondo me è il wattaggio ideale. Io la utilizzerei intorno ai 35-60 watt, ok? Però 35 sono troppo pochi, andiamo con 45, dai raga, proviamo 45. Ragazzi, la reattività è neanche dirlo. Guardate. 1, 2, 3. Aspettate, dentro il tasto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cioè, è una roba allucinante. Vediamo aromaticamente. Cioè, ragazzi, di cosa stiamo parlando? All'interno un liquido cremoso. Si sente divinamente. Devo dire la verità, valorizza particolarmente certe note. Io sento particolarmente bene le note cerealose, ok? Quindi avendo anche una crema e un cereale qui dentro, sento maggiormente il cereale. E la crema arriva in retrogusto, quindi è fatto veramente molto bene. Aromaticamente nulla da dire, aromaticamente si prendono sempre un 10, cioè sono veramente fatte da Dio. E non è che sto leccando il culo, ragazzi, posso garantirvelo, sono fatte veramente molto bene. Wafom garantisce una durata di 5/600 ml per coil, ecco perché magari le trovate leggermente più costose, ma valgono veramente tanto. Come vaporosità, ora la proviamo. Vaporosità nulla ha fatto male, ovviamente non si può paragonare sulla spinta di un meccanico. Quindi, aroma 10, reattività 9,5, forse erano un po' più reattive le Maximilian, a mio parere, però non in dual e su un meccanico. E che altro dire? Che per il flavor sono perfette, siete un amante del flavor, ragazzi, provate intanto il Gear, assolutamente, o il Wasp, che ovviamente è già conosciuto. Se volete dare più valore al Wasp e utilizzarlo al meglio, le Wafom Coil Flavor sono delle coil mostruose, ragazzi. Io mi sto letteralmente sbalordendo sempre di più delle opere che crea questo maestro, perché veramente Wafom sta diventando un maestro in quello che sta facendo. Fantastiche. Cioè, con questo liquido, cioè, lo valorizza al 100%. Complimenti ancora una volta, Wafom. Stai continuando a creare delle magie. Cioè, proprio una magia questa, ragazzi. E niente, allora, per tutti coloro gli amanti del flavor, passate, mi raccomando, su la descrizione, cioè nella descrizione, e andate a cliccare il link magico, perché troverete queste coil fantastiche. Raga, che altro dire? Nulla, direi che dal mio angolo dello svapo è tutto. Il vostro DJ Vise conclude, quindi va a dirvi spettacolo. Ciao raga!